Il Giro d'Italia ha salutato l'Abruzzo, 4 giorni nella nostra regione. Sabato scorso l'arrivo a Prati di Tivo con la vittoria in maglia rosa di Tadej Pogačar, il giorno successivo, domenica, la ripartenza da Avezzano nella tappa vinta a Napoli da Olaf Koi. Ieri l'arrivo a Francavilla con il trionfo in maglia ciclamino di Jonathan Milan e oggi la ripartenza da Martinsicuro. Città in festa per salutare la Corsa Rosa, città in festa per salutare la maglia rosa di Tadej Pogačar. Sul traguardo di Fano il successo di un corridore con la C maiuscola, il 2 volte campione del mondo, Julian Alaphilippe, che ha preceduto Jonathan Narváez e Quinten Hermans. Alla partenza di Martinsicuro abbiamo ascoltato l'assessore regionale Umberto D'Annuntis e il sindaco Vagnoni. Oggi a Martinsicuro, la settimana scorsa i Prati di Tivo, passando per Avezzano e Francavilla, la regione Abruzzo viene vista da milioni e milioni di telespettatori, un grande spot per promuovere il nostro territorio. Tantissima gente, veramente un successo, un motivo di orgoglio per noi e per Martinsicuro, speriamo che la gente abbia apprezzato l'organizzazione, siamo veramente contentissimi. Città in festa. Città in festa per lo sport, promozione turistica, veramente fantastico. E questa è la dimostrazione, insomma, che il coinvolgimento funziona, quindi siamo contentissimi, veramente. Ottima giornata.